Illustrissimo onorevole Frank Cappella, vogliamo essere umili testimoni del suo messaggio alla nazione. Dopo una brillante carriera da manager, che l'ha portata a posizioni di spicco a livello nazionale e internazionale, ha deciso di dare una svolta alla sua e alle nostre vite, scendendo in campo e mettendo in gioco tutta la sua esperienza, la sua professionalità, la sua, mi consenta, intelligenza. Qual è il suo progetto? Deciso, mi presento alle elezioni, sono ricco e piaccio alla gente. È già pronto il mio partito, la bandiera e lo slogan accattivante. Sono pure un indagato e condannato, non mi manca niente. Sarò il nuovo presidente. Già mi vedo a reti unificate a ubriacare la nazione. Discorso me lo compro sotto banco dagli esperti in comunicazione. E poi sarò bellissimo vestito da una squadra di stilisti. Chi mi fermerà? Li convincerò perché sono bravo, sono il migliore. Li convincerò perché sono bravo, sono il migliore. Per quanto riguarda il programma, sono le quattro vecchie cazzate. Meno tasse, più salari per tutti, libertà assicurate. Del resto mentire non è poi peccato grave. Anche stavolta funzionerà. Li convincerò perché sono bravo, sono il migliore. Lo convincerò a sto paese credulone. Illustrissimo onorevole, il suo popolo è in difficoltà, non arriva a fine mese. Quali sono i punti salienti del programma per risolvere i nostri problemi? E quando con regolari brogli sarò eletto dal paese, mi metterò in vacanza a 1 miliardo di euro al mese. La gente mi amerà come un cane ama il padrone. Diventerò imperatore. Li convincerò perché sono bravo, sono il migliore. Sì, sì, sì. Lo convincerò a sto paese credulone. Sì, sì. Lo convincerò a sto paese un po' coglione. Sì, sì. Mi convincerò perché sono bravo, bravo, sono il migliore. Sì, sì. Lo convincerò a sto paese un po' coglione.